Dottor Pietro Gentile, buonasera. Buonasera. Lo ricordiamo, per chi non avesse seguito, e fatelo anche sulla nostra pagina Facebook, basta cercare Dottor Pietro Gentile e troverete alcuni dei nostri, dei suoi in realtà interventi che abbiamo fatto le volte scorse su, abbiamo parlato di alopecia, caduta di capelli, insomma qualcosa che può riguardare tutti voi, maschi e femmine. Comunque ricordo, il dottor Pietro Gentile è docente di chirurgia plastica presso l'Università di Tor Vergata a Roma, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva e conosciuto a livello internazionale per la chirurgia plastica rigenerativa. Come dicevamo, abbiamo parlato di un argomento che riguarda maschi e femmine. Questa volta, dottore, ci spostiamo sul sesso femminile per lo più, direi. Perché? Perché parliamo di aumento del volume mammario con il grasso. Allora, per cominciare, che differenza c'è rispetto alla mastoplastica additiva tradizionale, insomma, che conosciamo? Beh, la differenza è sostanziale, perché come molte delle radioascoltatrici che ci staranno sentendo questa notte saprà, la mastoplastica additiva è basata naturalmente sull'utilizzo di mezzi protesici, quindi di protesi, che vengono posizionate attraverso vari accessi, uno è il solco sottomammario, l'altro può essere il complesso areola-capezzolo, a livello della mammella, con l'obiettivo naturalmente di aumentare il proprio volume mammario, quindi di migliorare, diciamo, il proprio seno. Chiaramente la mastoplastica additiva tradizionale, che è largamente utilizzata e che si è dimostrata essere comunque valida come procedura chirurgica, è sicuramente gravata però da un'unica problematica, il fatto che in alcuni casi la protesi, soprattutto alla palpazione, possa essere identificata. Poi è all'abilità anche del chirurgo mettere una protesi, certo, adeguata al torace della paziente. In questo caso stanotte noi parliamo invece di una metodica alternativa che si è dimostrata essere validissima in molti casi, certo non in tutti, basata invece non sul posizionamento delle protesi bensì sull'utilizzo del proprio grasso. È stato fin dai primi anni 80, epoca nella quale si è iniziata, diciamo, a sviluppare questa procedura senza però al tempo evidenze scientifiche, il sogno di tutte le donne c'è quello di togliere del tessuto adiposo, quindi del grasso, dalle cosce, dalle addome o comunque da tutte quelle parti anatomiche che per la donna possono essere considerate delle parti anatomiche inestetiche se con grande quantità di grasso. Allora era appunto considerato un sogno quello di togliere il grasso da queste parti anatomiche e di metterlo a livello mammario. Dico che è una pratica che è iniziata a divulgarsi intorno agli anni 80, perché sono stati fatti i primi tentativi. In realtà ci sono voluti più di 20 anni, quasi 25 anni, per arrivare a delle evidenze scientifiche che testimoniassero che questa fosse una procedura sicura, che soprattutto dovevano esserci dei protocolli scientifici unici e largamente condivisi al fine appunto di poter offrire alla paziente il miglior risultato possibile e che soprattutto possa essere praticato un protocollo consentito dalle normative vigenti, quindi dal regolamento europeo, ma soprattutto che possa essere in grado di offrire alla paziente determinati vantaggi. Ma quindi, dottore, in generale meglio la protesi o il grasso? La risposta è che in alcune pazienti siamo obbligati a utilizzare ancora delle protesi, ma ad esempio per quella paziente che voglia aumentare in maniera naturale il volume del proprio seno e che soprattutto non voglia aumentare di tanto il volume del proprio seno, l'ideale sicuramente è rappresentato dall'utilizzo del proprio grasso. Molto bene, e allora in cosa consiste questa procedura? Si esegue un prelievo di grasso attraverso una liposuzione mini-invasiva, quindi non dobbiamo pensare alla liposuzione di grandi quantità di grasso che può portare la paziente ad avere delle problematiche intraoperatorie, assolutamente no. Qui si parla di un prelievo ottimizzato con delle metodiche minimamente invasive di liposuzione. Il grasso che viene prelevato dalla paziente viene sottoposto a delle procedure di centrifugazione e filtrazione meccanica che oggi sono consentite dalla regolamentazione europea, e una prima quota di questo grasso che noi andiamo a isolare viene sottoposta a queste procedure che servono per isolare una prima quantità di cellule vasculostromali del proprio grasso. Una seconda quota di grasso verrà invece utilizzata per essere arricchita da questa componente vasculostromale. Immaginiamo la donna che ha delle adiposità localizzate a livello delle cosce. Il grasso che verrà preso dalla coscia sinistra servirà soltanto per isolare delle cellule vasculostromali staminali del proprio grasso.
Il grasso preso dalla coscia destra servirà invece, attraverso delle procedure di centrifugazione e filtrazione, a servire da scaffold, cioè a servire da supporto per quella quota di cellule staminali che noi avevamo preso preventivamente, e questo connubio di grasso arricchito con le cellule staminali del proprio adipe verrà innestato a livello mammario. Ecco, la grande differenza con la mastoplastica additiva qual è? Che qui non ci sono tagli, non ci sono cicatrici importanti. Perché? Perché il grasso si preleva con delle microcannule che sono di circa 2,5-3 mm di diametro, e la procedura di innesto e quindi di infiltrazione del grasso a livello mammario è una procedura che prevede delle microincisioni ancora più piccole, di 1 mm, 1,5 mm di diametro. Quindi immaginiamo quasi delle punture, se vogliamo dire così, anche se non si tratta di vere e proprie punture, ma si tratta di innesti, questo è il termine tecnico. Quindi il grasso che noi abbiamo preso, il grasso che è stato arricchito con le cellule staminali della propria paziente, nel corso dello stesso intervento viene innestato a livello mammario, a livello tridimensionale, quindi in più strati, per dare appunto un miglioramento del volume stesso della mammella della nostra paziente. È un intervento che, rispetto appunto alla mastoplastica additiva tradizionale, non prevede l'utilizzo di sostanze strane, quindi non prevede l'utilizzo di mezzi protesici. È un intervento basato sull'utilizzo del proprio grasso e delle proprie cellule, quindi è un intervento, diciamo, di chirurgia plastica rigenerativa basato sull'utilizzo delle proprie cellule e dei propri tessuti. Il proprio tessuto, in questo caso il grasso, le proprie cellule sono le cellule staminali vasculostromali estratte dallo stesso adipe. Ma quindi mi faccia capire, dottore, sono due interventi in uno, cioè prelievo del grasso e innesto? Sono esattamente due interventi in uno, quindi immaginiamo che la paziente, guardandosi allo specchio, dica: ho il seno piccolo e ho delle quote di grasso che non mi piacciono a livello delle cosce o a livello dell'addome. Ecco, con questo tipo di intervento si riesce a togliere il grasso dalle cosce e dall'addome, e si riesce a utilizzare lo stesso grasso, con queste procedure che vi ho illustrato brevemente, a innestarlo a livello delle mammelle, con l'obiettivo di migliorare il volume e il profilo mammario. Questo come vantaggio che cos'ha? Il fatto appunto di togliere dove il grasso è inestetico e di metterlo dove in realtà serve un riempimento. L'altro vantaggio è che alla palpazione o alla vista il seno risulterà essere sempre naturale, perché non ci saranno protesi, non ci saranno mezzi protesici, il grasso è il proprio e quindi non ci sarà alcun tipo di percezione di corpo estraneo. Benissimo, l'ha accennato prima, ma possiamo dire, insomma, ci sono tagli, cicatrici? Assolutamente no, possiamo stare tranquilli. Si tratta di microincisioni. Benissimo, di quanto può aumentare il volume? Ecco, questo si differenzia rispetto alle protesi, che questo poi è quello che interessa. Che interessa. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che con una protesi chiaramente la paziente può aumentare anche di 2 o 3 taglie il proprio volume mammario. In realtà con questa procedura il volume che si va a aumentare è un volume che aumenta in maniera naturale, quindi si può aumentare per ogni intervento di circa una taglia, ma non di più. Okay. Perché è un intervento che ha determinati requisiti, che ha determinati criteri, e per farlo in condizioni migliori per la paziente e per il chirurgo prevede l'aumento al massimo di una taglia e mezza per intervento. È un intervento che chiaramente può essere ripetuto, perché il grasso può essere ripreso una seconda volta a distanza di circa 6 mesi, 1 anno dal precedente intervento, ed essere reinnestato. Una cosa la dobbiamo dire: il grasso è soggetto a riassorbimento, ma con le nuove metodiche e le nuove biotecnologie che sono state appunto oggetto di pubblicazioni scientifiche, come dopo vi dirò, si è in grado di mantenere un attecchimento medio del grasso di circa il 63-69%, quindi vuol dire che di una certa quantità di grasso che noi andiamo a inserire nella mammella di una paziente, a distanza di 1 anno di quello stesso volume ne sarà rimasto circa il 65%. Okay. E quello che sarà rimasto sarà quello che poi resterà sempre. È una procedura sicura? È una procedura sicura perché è stata validata con delle pubblicazioni scientifiche di cui mi sono occupato in prima persona ormai da quasi 7-8 anni. Sono state validate queste procedure non con delle pratiche cliniche, bensì con delle pratiche strumentali, perché le pazienti sono state sottoposte a delle indagini con risonanza magnetica, con ecografia mammaria, con mammografia a distanza di 6 mesi, 1 anno e poi annualmente dopo aver fatto questo tipo di intervento. Ed è quindi a seguito di questi studi scientifici che sono stati pubblicati da me ma anche da altri colleghi internazionali
si sono dimostrate delle procedure sicure se appunto vengono fatte da personale competente, da personale che abbia una pratica clinica consolidata in questo tipo di procedure e che sappia appunto quel che sta facendo. Quindi anche in questo caso ci sono evidenze scientifiche? Assolutamente sì, e sono delle evidenze scientifiche presenti a partire già dal 2008-2009, quindi ormai possiamo dire quasi 10 anni di evidenze scientifiche, dico che possono abbondantemente bastare. Ma ci sono altri campi di applicazione, non so, le mani, il volto? Certo che sì, la stessa procedura può essere applicata ad esempio per eseguire un miglioramento dei profili del volto, quindi un aumento del volume degli zigomi, o la stessa cosa può essere eseguita a livello delle mani, specialmente magari nelle donne di mezza età che comunque, diciamo, facevano delle proprie mani un vanto. Ecco, questo può servire chiaramente anche per andare a migliorare i profili delle mani che a una certa età vengono un pochettino meno. E chiaramente è una metodica che al pari della mammella può essere utilizzata anche per i glutei, fermo restando, che questo mi fa piacere ricordarlo, che gli studi scientifici che sono stati condotti ad oggi da me e anche da altri colleghi internazionali oltre che nazionali, sono degli studi scientifici prevalentemente eseguiti su pazienti che avevano avuto delle problematiche oncologiche, quindi che su delle pazienti che avevano ricostruito il proprio seno, ad esempio dopo aver tolto il proprio tumore a livello mammario, erano state ricostruite con delle protesi. Chiaramente questo magari aveva lasciato delle cicatrici dovute al precedente intervento di asportazione della neoplasia, e il modo per poter andare a migliorare quei profili che non erano più quelli di una volta era stato proprio quello di utilizzare il grasso. Quindi queste procedure sono state validate, e questa è una cosa che mi fa piacere ulteriormente dire, in pazienti con esiti di ricostruzione mammaria. Oh, e infatti a proposito di volto, la prossima volta parleremo proprio di ringiovanimento del volto proprio con il grasso. Con il grasso. Perfetto. Dottor Pietro Gentile, grazie. Grazie. Ci troviamo prossimamente. Voi, come ormai sapete benissimo, potete andare a rivedere l'intervista sulla nostra pagina Facebook By Night Roma. Buon ascolto, questa è Radio Radio. Radio Radio.